Nelle notti d'estate, quando ero bambino e si giocava in spiaggia da ragazzini negli anni che furono, c'era un gioco che mi divertiva sempre molto, che era il gioco dei mimi dove si dovevano mimare i titoli dei film. E c'era un titolo in particolare che tornava spessissimo, quasi come un'ossessione. Questo titolo è Sigla. Il postino bussa sempre due volte. Deve essere che il campanello era rotto, per quello il postino ha bussato e non ha suonato. Titolo chiaramente di un film bellissimo con Jessica Lange e Jack Nicholson, ma oggi vi parlo del romanzo di James Cain, un romanzo del 1934, romanzo che ha sostanzialmente consacrato Cain nel gotha degli scrittori di romanzi noir tra i migliori del suo tempo e di tutti i tempi probabilmente. Si tratta, come vi ho detto, di un romanzo noir con tinte hard-boiled che sostanzialmente prevede anche un intreccio amoroso non secondario, ma che comunque è molto torbido. James Cain, per dirvi velocemente di chi stiamo parlando, oltre ad aver scritto Il postino bussa sempre due volte, anche è anche quello che ha scritto Double Indemnity, cioè La fiamma del peccato, da cui è stato tratto il famosissimo film noir di Billy Wilder, di cui vi ho parlato a proposito del video su Raymond Chandler che vi linko qua. In realtà la storia è di Cain, ma Chandler ha rivisto e sceneggiato il film. Comunque, oggi stiamo parlando del postino bussa sempre due volte. Ancora. Il titolo, di per sé un colpo di genio, indica semplicemente, non parla di un evento che viene narrato nella storia, ma indica semplicemente che il destino torna a bussare alla porta e ti chiede indietro quello che ti aveva dato. Quindi si devono pagare le conseguenze delle proprie azioni. La storia è molto semplice, parte con un racconto in prima persona scritto con uno stile molto scarno, molto anche duro, hard-boiled in quel senso, molto parlato come da una persona di non livello culturale alto, ma al contrario, di uno senza tetto, di un hobo, come si dice, cioè di un vagabondo, che ha fatto diversi lavori, è stato in galera più volte. E arriva a questa taverna Le Due Querce, un motel diremmo oggi. Il motel Le Due Querce perché la sua macchina, non mi ricordo, l'ha scaricato un camionista, gli ha dato un passaggio, adesso non mi ricordo tutti questi particolari. Comunque, arriva in questa locanda delle Due Querce che è gestita da un greco, un tipo grasso, un tipo chiassoso anche, che canta queste canzoni con la chitarra a voce alta in greco e obbliga la sua moglie Cora ascoltarlo, e Frank capita in questa locanda, mangia, però vede Cora, che è una donna con i capelli neri corvini, bellissima, giovane, che è stata la Miss di qualche concorso, se non ricordo, e che comunque aveva provato a fare la carriera a Hollywood, come succedeva in quegli anni, stiamo parlando degli anni 30, dopo la Grande Depressione degli Stati Uniti, c'è dietro in controluce il sogno americano che viene deluso in questo caso, e quindi Cora, che aveva tentato di intraprendere la via del mondo del cinema, di diventare una starlet o una star, ridimensiona le sue aspirazioni, a 24 anni, non ricordo che età avesse, si sposa con questo greco grasso che è il gestore sostanzialmente di un'officina, di un motel, diremmo oggi. E quindi sta vivendo una vita tutto sommato poco appagante, anche triste, è obbligata a fare l'amore con questo greco che lei non ama sostanzialmente, finché non arriva Frank appunto nella loro vita. Lei si innamora di Frank, Frank si innamora di lei e insomma, mettono su un piano per liberarsi di questo greco e vivere il loro amore in modo pieno. Chiaramente sono due delinquenti, io non vi dirò come va avanti la trama, ma se avete visto il film o se avete visto anche Ossessione, appunto, di Luchino Visconti, probabilmente la conoscete già. E c'è la scena dove Jessica Lange e Jack Nicholson fanno l'amore nel film famosissimo, che è stata a capo in cima alle classifiche delle scene d'amore più belle di quel programma bellissimo di Serena Dandini, che era producer. È effettivamente una scena molto erotica quella del film, e in questo romanzo si vive molto in profondità la passione tra due persone che hanno comunque una carica nera, un animo nero in qualunque modo li si voglia guardare, perché lui è un delinquente da strada, uno che ha fatto a pugni, ha mandato all'ospedale alcune persone, vive di espedienti, frega quando può, un delinquentello di bassa tacca, mentre lei è una donna senza scrupoli. Una vera dark lady, possiamo dire, bellissima, con
con questa tensione verso appunto il sogno americano, diventare qualcuno, migliorare e cercare di arrivare. E qua sta tutto il seme del noir, io non vi racconto oltre la trama. Ma lei è molto più nera di quello che appare inizialmente, c'è questo sentimento con Frank che è molto, molto complesso, molto difficile anche da analizzare perché loro si amano, un amore sessuale, un amore viscerale, un amore carnale, però poi arriva un punto in cui si lasciano, Cora a un certo punto non sopporta più Frank, ma Frank l'ama ancora, si inseguono, si trovano, insomma. È un amore tormentato, è un amore molto coinvolgente, una delle storie d'amore più bella che mi sia capitato di leggere, con questo risvolto cupo, con questo dolore profondo che il loro rapporto di coppia comporta, anche per la presenza di Papadakis, cioè del greco, del possessore, del proprietario del motel. Io non vi voglio dire altro su questo romanzo perché dovrei farvi spoiler tantissimo e quello che vi voglio dire è che la scrittura è molto cruda. È una scrittura bassa, nel senso che le parole che vengono utilizzate sono quelle che userebbe veramente un hobo, un senza tetto, uno di strada per descrivere anche il loro amore, per descrivere la situazione, eccetera. E questo rende il romanzo quasi verista, non so come dire, cioè come quei film di Pasolini, non so come dire, si respira quell'atmosfera là attraverso le parole della scrittura di Kane. E questo è sicuramente una marcia in più perché l'omogeneità di stile e la qualità con cui Kane rende il personaggio, non solo per i fatti narrati e per quello che gli fa fare, ma anche proprio per il linguaggio che il personaggio usa, sono qualcosa di veramente meraviglioso. E non fatico a immaginare come Dashiell Hammett e Chandler amassero moltissimo questo scrittore. Adesso vi leggo un brevissimo passo di questo rapporto amoroso che c'è tra Frank e Cora e come lo dice un uomo di strada e come è bello, come ci sono delle figure semplici ma al contempo piene di sentimento. Sentite, siamo incatenati l'uno all'altro, Cora. Tu credevi di essere con me sulla cima di una montagna. Io credo invece che sia la montagna a starci addosso. E non da questa notte soltanto. Questo solo t'ha fatto tornare? No, soprattutto il pensiero di me e di te, nient'altro. Ti amo, Cora, ma l'amore, quando è mescolato alla paura, non è più amore, è odio. Dunque tu mi odi? Non so, ma devo pur dirla la verità una volta tanto. Forse così, un poco ti odio. È bene che tu lo sappia. Ecco perché ti ho mentito prima. Ora lo sai. Guardate, questo appunto dei tempi di odi et amo, capite? C'è tutto questo sentimento di loro si odiano, ma al contempo si amano di un amore violento, di un amore carnale. Ma al contempo si odiano per quello che uno rappresenta per l'altra, per il blocco, per il vincolo che Cora rappresenta per Frank, che è uno che vuole viaggiare, non vuole mettere radici in una casa, mentre Cora, al contrario, ha trovato in Frank l'amore che non aveva avuto da Papadakis, ma in realtà Cora è una che vorrebbe piantare radici e creare qualcosa nel motel e cercare di portare avanti il suo sogno americano, il suo piccolo sogno americano, frustrato già una volta dal flop, dal fiasco nella carriera di starlet di Hollywood. E questi due mondi non si possono incontrare, ma in qualche modo si incontrano, in qualche modo danno vita a qualcosa che sarà bellissimo e tremendo allo stesso tempo, qualcosa che li allontanerà, li riavvicinerà e li porterà ad allontanarsi, a perdersi definitivamente e a ritrovarsi al contempo definitivamente, in uno strazio di sentimenti, in uno strazio di situazioni che fanno stare male quando le si legge, che coinvolgono in modo brutale, che il giallo quasi, il noir quasi passa in secondo piano perché è più una storia di sentimenti, non è un romanzo rosa assolutamente, è una storia di sentimenti anche questa, fortissima, che vengono descritti attraverso situazioni, scene, modi di comportarsi più che descrizioni dello stato d'animo, è proprio il loro agire che ci fa capire quanto sono innamorati o quanto si odiano. E questo è reso con una maestria narrativa da Kane che è strabiliante. Tra l'altro è un libro che non è neanche molto lungo, si legge velocemente ed è bellissimo. Io adesso per concludere, perché non vi voglio tenere oltre, vi lascio con la lettura di una frase brevissima che è forse una delle dichiarazioni d'amore più belle che abbia mai letto in vita mia. Sentite, è un brivido questa frase. Perché io creda al paradiso, bisogna che ci ritrovi lei. Anche per oggi è tutto. Alla prossima.